La dermatologia è la branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e del trattamento, incluso quello chirurgico, delle malattie a carico della pelle e dei suoi annessi, peli e capelli, unghie, ghiandole sudoripare e sebacee. Le patologie devono essere correttamente identificate eventualmente a livello multidisciplinare. Spesso il dermatologo è in grado di individuare la patologia dermatologica della quale si soffre semplicemente osservando attentamente la manifestazione della patologia stessa, ed è in grado di predisporre la giusta terapia di caso in caso. Per intraprendere la carriera di dermatologo, è necessario, dopo la laurea magistrale in medicina e chirurgia, intraprendere la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia. È consigliabile rivolgersi a un dermatologo, circa una volta all'anno, far controllare i propri nei o nevi, per verificare che non si tramutino in cancro. Fondamentale in coloro che hanno già malattie che devono essere monitorate costantemente, come psoriasi o dermatiti da stress. I fattori di rischio per questi disturbi possono essere: esposizione frequente a raggi ultravioletti o raggi X, abitudine al fumo e consumo di alcolici, immunosoppressione, ereditarietà di malattie dermatologiche come psoriasi, dermatite atopica, melanomi. È consigliabile rivolgersi subito a un dermatologo in presenza dei seguenti segnali che possono indicare malattie più gravi che in tal modo vengono tempestivamente bloccate. Improvvisa urticaria. Sintomi a carico della pelle, capelli, unghie o mucose. Forfora. Manifestazioni cutanee. Pelle arrossata e pruriginosa. Secchezza della pelle. Piccoli dossi sollevati. Pelle ispessita, squamosa, screpolata. Ruvidità e sensibilità della pelle. Stai cercando il dermatologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto farò altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.